Agnese Formica è una grande amica della libreria, insegna lingua e letteratura cinese. Per me questo periodo è iniziato un po' come un déjà vu, nel senso che appena abbiamo iniziato a sentire le notizie della Cina, parlo al plurale perché in questo abbiamo iniziato a sentire queste notizie, ci metto tutte le chiacchiere che ho fatto con i miei colleghi che si occupano di insegnare il cinese e la Cina in tante scuole d'Italia. E siamo tutti ritornati con la memoria al 2003 quando c'è stata la SARS ed eravamo tutti increduli. Quando hanno iniziato a chiudere i voli, ridevamo e dicevamo: oh, ma io nel 2003 sono tornata dalla Cina in piena SARS, ho preso l'aereo, sono tornata in Italia, nessuno mi ha chiesto, mi ha detto niente. Eravamo completamente increduli, un po' forse la memoria era offuscata. Ma boh, ci sembrava tanto rumore per nulla. E in realtà personalmente boh, anche le misure che inizialmente sono state prese in Cina per gestire questa catastrofe non mi hanno stupito più di tanto per sostanzialmente quelle che sono normalmente le modalità del governo cinese di gestire le cose, quindi in blocco si fa così, punto e basta. Mi ricordo che ancora era la fine di gennaio e c'era il capodanno cinese quando un po' è iniziato a esserci, insomma, si iniziava a parlare. Io stavo organizzando un pranzo per il capodanno cinese con i miei ragazzi. E già i genitori iniziavano a essere un po' preoccupati e io dicevo: ma no, ma state tranquilli, ma no, ma state tranquilli. Ed ero veramente tranquilla. No, mi ricordo il video che girava con gli abitanti di Wuhan, tutti chiusi in questi grattacieli. Che urlavano Wuhan Jiayou, Jiayou è un modo insomma, il modo in cui i cinesi dicono dai, ce la faremo. Pensavo a questi che vivono in delle case piccolissime, dove lo spazio vitale è veramente ristretto e li pensavo rinchiusi lì dentro. E poi mi ricordo, che quando ci hanno rinchiusi in casa, ogni tanto telefonavo un collega cinese che vive qui a Pesaro, lavora per l'Università di Urbino, il quale è stato uno dei primi miei contatti a essere terrorizzato per quello che stava succedendo. Quando abbiamo iniziato dall'8 marzo, insomma, a restare chiusi in casa, e io ancora ero incredula e vogliosa di ribellarmi, lui mi diceva: ma a me mi sembra che voi la state prendendo un po' troppo alla leggera questa cosa. È ovvio che paragonare la capacità di irreggimentarsi di un popolo come quello cinese, di un popolo come quello italiano, insomma, è un po' come paragonare le mele con le pere, insomma, no? E poi i cinesi in realtà, diciamo, prima erano gli infetti. Poi gli infetti eravamo noi, poi loro sono diventati i salvatori, no? Le immagini della delegazione di medici cinesi che è stata qua. Io mi ricordo i primi giorni leggevo articoli allucinanti di giornalisti che criticavano le misure di lockdown che erano state intraprese in Cina perché dicevano giustamente sono misure che limitano la democrazia. È vero, poi non ci dimentichiamo che tutto questo, guarda caso, è accaduto in un periodo in cui la Cina aveva insomma parecchi grattacapi a partire da Hong Kong, situazione della quale non abbiamo saputo più niente, no? Dopo che era stata sui media per mesi e mesi, quindi ci sono tante dietrologie da fare. Ho fatto il primo le prime 2 settimane in cui eravamo chiusi dentro casa e dicevo dai vabbè, no, la spinta positiva che credo tutti abbiamo provato ad avere, quindi ti chiudi dentro casa e fai 2000 cose, fotografi i tuoi figli che fanno 2000 cose e poi dici: Madonna, che ansia,
poi inizia a pensare cosa gli faccio fare domani, cosa facciamo domani. L'unica cosa di cui mi rendevo conto era che avevo veramente scelto il marito giusto, no? Io penso che in questa quarantena quello che uno capisce veramente è se si è scelto la persona giusta con cui vivere. E l'altra nota positiva è stata la gran rabbia che ho sentito e che continuo a sentire tuttora, perché secondo me la rabbia, nonostante tutto, è un sentimento bello, perché è un sentimento che ti fa sentire molto vivo e che ti fa buttare fuori quelle cose che non ti piacciono. La rabbia giustificata è data prima di tutto dal fatto che in questo periodo, cioè fino a 6 mesi fa, dicevamo che i bambini andavano tenuti lontani da ogni schermo, che la tecnologia gli faceva male, eccetera, eccetera, e adesso la soluzione è stata di fare per i bambini questa scuola al computer che, per quanta passione, intelligenza e voglia di fare ci abbiano messo i maestri, è una cosa che secondo me fa piangere, fa piangere. E quindi per i miei figli ho provato una rabbia enorme. Io sono del partito che dice che in tutta questa situazione noi ai bambini non ci abbiamo pensato se non come a dei piccoli untori, insomma. La penso così probabilmente perché questa cosa mi ha toccato nel profondo della mia vita quotidiana, dalla mattina alla sera. Mi rattrista anche il fatto che i miei figli abbiano imparato il distanziamento sociale. E questa è una cosa che mi fa andare fuori di me, perché io pensavo, oddio, adesso usciamo, questi incontrano degli amici, la prima cosa che fanno è gli si buttano al collo, e invece non lo fanno. Mi fa paura questa igiene, questa pulizia, mi vengono in mente questi scenari di questi film post-apocalittici o no, di questi mondi ovattati, sterilizzati. Quando hai raccontato di che cosa cantavano dei barconi, noi invece, hai capito, No, azzurro. loro dicevano Wuhan, Jia Una Yo, sola frase, Jia sempre Yo, lì. Wuhan, che è il nome della città, e Jia Yo, che vuol dire forza, vai avanti, Ah, come no, ce la verbo non farai, mollare. non mollare, esatto. E che grida erano? Boh, erano delle grida di incoraggiamento. A me sembravano delle grida molto marziali in realtà, no? Sì. Ziaio! Oh, non me l'ho accorta del Giusto, plexiglass.